Perché? Perché bisogna distinguere queste le piote da queste le piote, che sono molto simili soprattutto quando sono piccole, anche queste sono le piote in teoria, che sono piccole possono essere simili, alcune di queste le piote piccole hanno la stessa tossicità della malita palloide, quindi si muore con queste. Quindi la macrolepiota procera, sempre raccoglierla a stadio avanzato, a stadio ben cresciuto, aperto. E in ogni caso fare sempre attenzione, devono avere il gambo zigrinato, mai liscio, perché del liscio ci sono alcune tossiche, quindi il gambo zigrinato e la carne non deve essere, deve essere sempre bianca, quando la spezzo deve essere bianca. Non, questa generalmente al massimo un accenno arrosato proprio sotto la cuticola, ma è generalmente bianca, se è arrossante devo stare attento perché può essere tossica, ci sono alcune di queste tossiche, non mortali per fortuna. Andiamo avanti insieme a funghi di scarso interesse alimentare, entriamo invece nelle clitocibe. Le clitocibe sono dei funghi sempre a lamelle che hanno questa caratteristica di avere queste lamelle che ci scendono parecchio anche al campo. In modo particolare questa che è la capostipite, la clitocibe, geotropa, geotropa perché sembra che vada sempre, sia sempre dritta, quindi che sia sempre indirizzata verso il centro della terra, si prenderebbe il suo nome da questo. È un fungo molto ricercato, molto buono, caratteristica che quando se ne trovano molti, perché chiamato in dialetto fungo ifelera. Perché cresce in file, dritte, in file di 20, 30 elementi, o addirittura circolari, il cosiddetto cerchio delle streghe, e la caratteristica di crescere sempre nello stesso punto, per cui chi li raccoglie in questo periodo, questo è autunnale, dai 600 ai 1500 metri. I raccoglitori si tengono ben lontani da poter comunicare i posti dove li raccolgo, quindi sono funghi abbastanza. Da prato? Sono nei prati al margine dei boschi, non nel boschivo, prato prevalentemente. Questo qui è un fungo molto diffuso alle nostre parti, un funciniglia, pleurosi, la stanchetta. Clitocibe nebularis o Lepisa nebularis, intanto non si sa. Che però si è visto, questo qui ad esempio un fungo che tutti continuano a consumare nonostante i nostri consigli, perché ci sono purtroppo alcune persone che dicono io l'ho mangiato sempre, non mi ha fatto mai male, e sono le stesse persone che mi dicono ma io fino a ieri stavo benissimo, vanno dal medico e dice ma com'è che fino a ieri stavo benissimo, e io gli rispondo, ho detto che se avessimo le malattie quando riusciamo saremmo rovinati, per fortuna le malattie vengono progressivamente. Quindi in questo fungo ad esempio si è scoperto che ha una tossicità, già si sapeva perché era un fungo che dava fastidio. Si dice, io a me non è mai successo, che quelli che li raccolgono, le raccoglievano in cassette, se le tengono in macchina, lo stesso odore dà un fastidio tale che si sentono già adesso, se hanno dei fastidi. E quindi evidentemente qualcosa già si sa che ci doveva essere. È stato scoperto che c'è una sostanza particolare chiamata nebularina, che è una forte sostanza epatotossica. Quindi molte persone che sviluppano la cirrosi epatica senza mai aver preso né l'epatite né essere consumatori di alcolici, perché consumavano questi. Quindi questi ormai da non prendere in considerazione. Di alcuni di questi funghi belli particolari, ad esempio questo è molto colorato, la Lepisa nuda, un bel violetto, facile da trovare nei nostri boschi, è un buon commestibile. E la caratteristica di questo è che spinge anche di viola, se uno la fa con la pasta, semplicemente questo, la pasta diventa viola, se non mette il sugo e altre cose, però è buono. Anche questo, fungo comune dalle nostre parti, molto fragile, dove si trova? Si trova in molto quantitativo, è poco carnoso, però è abbastanza coriaceo, anche questo cucinarlo bene, il mio consiglio è in frittata, dopo aver dato una piccola spolentata. Il Clitopilus prunulus, un nome così strano, così da dire, è quello che viene chiamato lo spione. Purtroppo io del secco non ci ha consentito di raccogliere in bene condizioni. È un ottimo commestibile questo fungo, oltre ad avere la caratteristica, dice spione, perché sembra, ed è vero in effetti, una percentuale statistica c'è, che quando vicino a questo si trova il porcino. Quindi, se sembra, il fatto che cresce negli stessi ambienti e nello stesso habitat e nello stesso periodo del porcino, quindi siccome ha una vicinanza è un ottimo fungo commestibile, però
è un fungo che si può confondere facilmente con quest'altro fungo. Quindi questo è sporco, ma le posso assicurare che si può trovare in condizioni di essere. Questo è un fungo tossico. Questo è un fungo tossico, sono quindi questi piccoli clitocidi, questi funghi a lamelle, piccolini, bianchi, meglio lasciarli stare perché la maggior parte sono tossici e danno la sindrome muscarinica, che è l'unica sindrome, l'unica malattia, l'unica patologia del fungo in cui abbiamo l'antidoto. Sindrome muscarinica determina una sudorazione enorme, profusa, contemporaneamente si ingorgono i bronchi, quindi un paziente con un forte fumatore o un broncopatico può andare anche incontro a serie difficoltà, insufficienza respiratoria, però basta una fiala d'atropina per risolvere completamente la sintomatologia. È l'unica sindrome tossica in cui abbiamo l'antidoto, le altre si curano soltanto i sintomi. Lì davanti a questo sono tre funghi particolari, messi qui sono delle funghi di scarso interesse gastronomico, abbiamo un apistillo cibo e abbiamo due micene, la micena pura e la micena rossia, sono dei funghi allucinogeni, quindi sono dei funghi che consumati, basta prenderne una di queste, fare mezza cappella di queste, 5 grammi sono già una buona dose, mettere mezza cappella di queste, metterle in un bicchierino d'acqua bollente, fare raffreddare l'acqua e cuocerla, e vedrete che allucinazione. Allucinazione, invece attenti agli altri perché non sono ben dosabili. Questo è sempre fungo di scarso interesse, ma si trovano nei boschi e che quindi non sono funghi di scarso valore, anche se qualcuno gli dico commestibile, la collibia questa qui, ma quanto ce ne vuole per mangiare qualcosa? Ce ne vuole parecchio. Passiamo a un altro gruppo di funghi, sempre a lamelle. Sempre alla mele, questi funghi hanno la caratteristica di spezzarsi facilmente, quindi si spezzano facilmente, alcuni di questi si spezzano e restano asciutti, sono le rustule, alcuni di questi si spezzano e esce un liquido, sono i lattari. Lattari che è il fungo più facilmente riconoscibile dal punto di vista di buono o cattivo, perché i lattari da cui esce un lattice rosa salmone oppure rosso vinoso sono buoni. Quelli invece in cui esce un lattice bianco o giallo sono cattivi, quindi basta, questo è molto semplicemente e sì, si possono raccogliere. Continuo sempre a dire, soprattutto in fase iniziale, non essere mai presuntuosi, andare da esperti micologi, non fidarsi dai praticoni, perché gli stessi praticoni sono quelli che mi dicono l'ho mangiato fino all'altro giorno. Le russe.